che la situazione dei mercati di Torino in Europa è unica, vale a dire a Torino ci sono circa 7.000 ambulanti per 44 mercati che tutti i giorni montano, tutti i giorni, siamo noi, Barcellona e Roma che facciamo questo. Io per dire ho iniziato alle 3 di stamattina, andare già a comprare, venire, piazzare, vendere, adesso mi tocca raccogliere tutto, prendere sto furgone e fare ancora 120 km. Fino a Costiglioli di Saluzzo, se qualcuno vuol venire, partecipa, venite e partecipate pure. Andiamo a caricare albicocche, ramassini, mirtilli, se ce ne sono, le pesche. E poi tornerò a casa alle 9 stasera. Quello che è l'orario non lo guardo. Cominciamo la vendita molto presto, 7, 7 e mezza. Abbiamo già i primi clienti che vanno a lavorare, si fanno la spesa e vanno in ufficio. La chiusura alle 14 dopo una fatica enorme di vendere. La chiusura alle 14, andiamo in magazzino, scarichiamo, prepariamo la roba per l'indomani e basta. Quindi 15-15.30 a casa a mangiare anche noi. Continuiamo a sbagliare, secondo me. Io dal 92 che mi batto per voler modificare, non fare più ore, modificare gli orari, che non è detto che vadano bene per tutti, vale a dire, il mercato di Piazza Benefica è un mercato un po' atipico, un po' particolare. Sicuramente gli orari di Piazza Benefica va bene un certo orario, magari Piazza Bengasi ne va bene un altro, come un altro mercato ne va bene un altro. L'importante è coprire le fasce orarie che la gente non debba per forza. Tu il pomeriggio, se hai bisogno di qualcosa, arrivi alle 6, alle 7 di sera, hai una sola soluzione, rivolgerti alla grossa distribuzione. Basta. Ci sono delle cose che funzionano ancora bene, cose che invece lasciano un po'... non funzionano. Tipo la sicurezza sul lavoro, che qua, visto che è un posto di passaggio, ci passa l'ubriacone, ci passa il ladro, ci passano tutti, no? Come pulizia lascia un po' desiderare, non sempre è pulita la piazza. E allora ci sono tanti che guardano queste cose qua. Perché di qua viene a comprare il poveraccio come viene a comprare lo straricco. Si trovano abbastanza bene anche loro, però tanta gente non viene per paura, perché sparisce, una volta sparivano solo i portafogli, adesso sparisce anche la spesa, e allora diventa tragica la cosa. Che effetto mi ha fatto questo posto? È la verità, non ho trovato quello, tanta quella pubblicità che vedevo in TV, palazzi alti, quelle bionde lunghe, posciate, niente di quello. Niente, niente, mi avete nascosto portapalazzo in pubblicità. Io lo sapevo, non veniva, è la verità. La convivenza, diciamo che la stiamo cercando di farla, va? Diciamo, perché siamo obbligati, perché come l'hanno fatto i piemontesi con i meridionali, quando io forse non c'ero neanche, negli anni 70, la stiamo facendo anche noi. Il problema è che purtroppo... Non lo dico per razzismo, noi eravamo sempre italiani e c'è tanta gente che viene da altri paesi che è convinta di venire qua perché sanno che possono fare tutto quello che vogliono, tra virgolette sempre. Le solite cose come nelle case, no? Ci sono i vicini carini, i vicini meno gentili, se c'è da chiarire qualcosa si chiarisce, ma sempre tutto nella... più normale, insomma. Prima quando sono arrivato eravamo in molto meno, noi, gli stranieri. Voi ci guardavate in un altro modo, la verità. Invece adesso con le storie di politica, ai talibani, un piccolo esempio a tutti quelli che mi guardano. Quando sono arrivato, mai nessuno mi ha chiesto se festeggio Natale o se faccio il Ramadan. O se sono di quella religione, mai nessuno me l'ha chiesto. Era Natale, mi facevano gli auguri anche a me.
quindi l'immaginazione di quel personaggio come me. Dopo quello che è successo dall'11 settembre è iniziata la differenza. Tu sei musulmano, tu festeggi Natale, tu Gesù lo conosci, tu quello lo fai. Da lì è iniziata la differenza, per quello che ho detto, quando eravamo prima eravamo pochi ed era un altro trattamento, un'altra vista. Più andiamo avanti, più la politica ci allontana tutti quanti, più ci fa la differenza. Quello di quella razza, quello di quella razza, quello di quella razza, quello di quello fa quello, quello fa quello, quello fa quello e quello fa quello. Questa è la cosa che mi dispiace del cambiamento. Stiamo declinando oltre 120 articoli diversi, di articolini francesi e anche italiani, è vero? A un prezzo solo, 5 euro, signori, pazzesco, sul serio, pazzesco sì. Qualcuno che mi dice di tornare, ha intenzione di tornare a casa. Tornare a casa, avendo i figli così, non credo che facile tornare. Parrotino! E io magari tornerei. Ma loro sono nati qua, si sentono già di qua, più di qua che di là. Bravo, quei due là, quello è uno. Torneresti in Marocco a vivere? Dillo, fa vedere la tua faccia di quello che dici. C'è un proverbio in arabo ma non so dire la traduzione. Si dicono gli egiziani, glielo dico anche in arabo e poi magari faccio la traduzione. Le kharaj min daru yitallim iqdaru, che esce di casa sua il suo valore sempre in diminuzione sarà. Può essere anche battistuta, per dire, può essere anche messa.